Buongiorno ragazzi, in questa lezione parleremo delle proposizioni subordinate sostantive. Allora, abbiamo detto che tutte le proposizioni subordinate, che siano di primo o di secondo grado, possono essere esplicite o implicite. Un altro grado di suddivisione, diciamo, delle proposizioni subordinate prevede che le subordinate, ci siano alcuni tipi di subordinate a dette sostantive. Distinguiamo tra queste subordinate sostantive le subordinate soggettive e quelle oggettive. Allora, solitamente io spiego insieme queste due tipi di subordinata, perché ritengo che si possano capire veramente bene solamente confrontandole l'un l'altro, quindi andremo avanti in parallelo. Quindi in una sola lezione cercheremo di capire le soggettive e le oggettive, perché vanno di pari passo. Adesso vedremo come. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che le subordinate soggettive completano il senso della reggente facendo da soggetto. Quindi il ruolo di questa subordinata è il ruolo di soggetto. Abbastanza intuitivamente, le oggettive completano il senso della reggente facendo da complemento oggetto. Quindi possiamo dire, e poi vedremo in che modo, possiamo dire che le subordinate soggettive si comportano a tutti gli effetti come un soggetto e le subordinate oggettive a tutti gli effetti come un complemento oggetto. Dobbiamo ricordare che entrambe le subordinate possono essere esplicite o implicite, perché abbiamo detto che è un altro grado di suddivisione. Ricordiamo che sono esplicite quelle subordinate che hanno il predicato coniugato in uno dei modi finiti, mentre sono implicite quelle che hanno il predicato coniugato in un modo indefinito. Andiamo però a vedere che cosa significa il fatto che questa subordinata si comporta come un soggetto oppure come un complemento oggetto. Allora, dobbiamo dire che nella soggettiva i verbi della reggente sono impersonali oppure sono usati impersonalmente. Quindi sono dei verbi che non hanno un soggetto. I verbi più frequenti, i verbi impersonali più frequenti sono, ad esempio, accade, capita, avviene, bisogna, occorre, sembra, pare, importa, basta. Ora io ho fatto un elenco di tutti questi verbi, non nel caso che li impari a memoria, perché ragionando riusciremo a capire di volta in volta se saremo di fronte a una subordinata soggettiva o oggettiva. Sicuramente però, se abbiamo una frase con accade, abbiamo un campanello d'allarme, cioè sappiamo che si tratterà di una subordinata soggettiva. Nel frattempo continuiamo anche a vedere cosa significa invece che un'oggettiva si comporta come un complemento oggetto. Allora, significa che i verbi nell'oggettiva i verbi della reggente hanno sempre il soggetto espresso oppure sottinteso. Che cosa significa? Che non avremo dei verbi impersonali, ci sarà sempre il soggetto espresso o sottinteso, non ci interessa, ma comunque il soggetto ci sarà. Andiamo a vedere un pochino più giù i nostri esempi. Allora, possiamo dire che nella soggettiva, io ho inserito due frasi in questo esempio, sembra che Luca faccia bene il suo lavoro. Allora, ragioniamo un attimo. Innanzitutto abbiamo un verbo impersonale, perché sembra non ha un soggetto. È vero, è coniugato alla terza persona singolare, ma il soggetto non c'è né espresso né sottinteso. La subordinata
si comporta a tutti gli effetti come un soggetto. Perché se ci pensiamo un attimo, nella frase sembra che Luca faccia bene il suo lavoro, il concetto proprio che Luca faccia bene il suo lavoro sembra. Quindi quel concetto lì è il soggetto, è quello lì il centro della frase, del nostro periodo. Spesso capita che i miei studenti siano bravissimi. Quindi il fatto che i miei studenti siano bravissimi capita spesso. Quindi, vediamo che si comporta a tutti gli effetti come un soggetto. Se andiamo a vedere invece l'esempio dell'oggettiva, possiamo vedere due frasi che ho scritto, che ho preparato. Ti ricordo che Luca fa sempre il suo lavoro. Penso che i miei studenti siano bravissimi. Allora, soprattutto nel primo esempio, non a caso, ho voluto mettere una frase molto simile a quella della soggettiva. Ti ricordo che Luca fa sempre il suo lavoro. Sembra che Luca faccia bene il suo lavoro. Allora, apparentemente questa subordinata è identica, a prima vista è identica. Quello che cambia è il soggetto della reggente. Andiamo a ragionare un attimo sulla reggente. Sembra, non ha il soggetto, l'abbiamo detto prima. Ti ricordo, ce l'ha un soggetto. Io ti ricordo. Quindi il soggetto in questo periodo c'è già. Non deve essere fatto da un'altra cosa. Quindi possiamo dire, senza ombra di dubbio, che questa non può essere, questa subordinata non può essere un soggetto, non ha la funzione del soggetto, ma farà la funzione di complemento oggetto. Infatti, ti ricordo che cosa? Che Luca fa sempre il suo lavoro. Vediamo l'altro esempio, che di nuovo è simile e va a ricalcare quello della soggettiva. Penso che i miei studenti siano bravissimi. Penso che cosa? Che i miei studenti siano bravissimi. Soggetto, io penso, quindi il soggetto c'è già, la subordinata risponde alla domanda chi, che cosa, quindi a tutti gli effetti un complemento oggetto. Ma, dato che si tratta di una proposizione, non di un complemento, abbiamo una subordinata oggettiva. Qualcuno adesso potrebbe rispondere, certo, ma se io vado nella soggettiva e faccio lo stesso giochetto di farmi la domanda chi che cosa, funziona lo stesso. È verissimo, facciamo una prova. Spesso capita che cosa? Che i miei studenti siano bravissimi. Beh, allora qualcuno dirà, se funziona anche qui, siamo anche qui di fronte a un complemento oggetto. Come fare per esserne sicuri? Controlliamo sempre la reggente. Il predicato della reggente capita non ha un suo soggetto. Quindi è vero che la subordinata risponde alla domanda chi che cosa, ma si comporta come un soggetto. Perché, come abbiamo detto prima, il fatto che i miei studenti siano bravissimi spesso capita. Ci siamo, ragazzi? Io credo che sia abbastanza chiaro. Per evitare dubbi, ho preparato questo specchietto che ci aiuta, una specie di guida, e ci dice la subordinata, innanzitutto, per essere soggettiva o oggettiva, deve rispondere alla domanda chi, che cosa. Quindi questa è la prima domanda che mi devo fare. Se risponde alla domanda chi, che cosa, allora siamo di fronte a una delle due, dei due casi esposti finora. La seconda domanda che mi devo fare è: nella reggente il verbo è impersonale oppure ha un soggetto? Quindi, in sostanza, il verbo, il soggetto c'è o non c'è? Se il verbo, il soggetto non c'è, siamo di fronte a un verbo impersonale, quindi di fronte a una soggettiva. Perché se il soggetto non c'è nella reggente, il soggetto viene, il ruolo del soggetto viene coperto dalla subordinata. Se il soggetto c'è, allora non possiamo avere due soggetti, ma quella subordinata diventerà oggettiva, diventerà un complemento oggetto.